Ciao, ciao, oggi giretto alla Decathlon e ho fatto danni, nel senso che ho comprato una padellina, c'è un modello nuovo, siamo al momento su un costo attorno agli 8 euro, 7 euro e qualche cosa, è un modello diverso da quello che c'era in vendita fino all'anno scorso. La forma è più alta, è meno larga e la novità diciamo che ha i manici incorporati. La padellina che veniva venduta prima aveva dentro all'interno una pinza in plastica per poter maneggiare diciamo la padella quando è calda. È ancora impacchettata, la apro e vediamo un po' il contenuto all'interno. È in alluminio, c'era anche una versione da due persone leggermente più larga e il contenuto diciamo che dovrebbe contenere appunto il set di posate e di bicchieri per due persone. Allora, è chiuso abbastanza strettamente. Quindi abbiamo la padellina per friggere, quindi al suo manichino ricoperto in plastica, si fissa con uno scatto, abbiamo due posatine in plastica, marca Quechua. Queste si possono trovare anche separate, sempre alla Decathlon, costano, mi sembra, 90 centesimi l'una. Abbiamo un bicchiere, tazzina, è praticamente uguale a quello che c'era nella confezione precedente. E abbiamo la padellina più grossa, anche questa con i suoi manici attaccati. E quindi è trattabile in questo modo. Dunque, quell'altra, se non ricordo male, diciamo aveva anche un elastico per tenerla chiusa. Questa ho visto che si fa una certa fatica ad aprire, quindi in effetti ci sono c'è una specie di tacca che dovrebbe mantenere il coperchio al suo posto. Che posso dire? Non so la capienza se è uguale a quella precedente. C'è da dire che le posatine in quell'altra erano di metallo, mentre qui abbiamo due posate di plastica, favorisce qualche grammo di peso in meno. Questa, come ho detto, è uguale, non c'è appunto la pinza che serviva per afferrare la padella perché ha i manici. Diciamo che ci sono così a prima vista pro e contro. Sull'etichetta, come si può vedere, c'è simbolo del gas, simbolo della legna, simbolo della piastra elettrica da non mettere in lavastoviglie. Sul gas, su un fornello a gas, sicuramente direi che non dovrebbero esserci problemi sia per l'una sia per l'altra. Su un fornello ad alcol direi neanche. Su un fuoco a legna bisogna un attimo vedere perché adesso non so questa plastica qui se co di cosa sia fatta. Però se la fiamma viene fuori dal fondo della padellina, ovviamente penso che questa plastica qui fa una brutta fine. Idem questa qua.
Però ovviamente questo se la si mette direttamente sul fuoco, però la padella si può fare praticamente un fuoco a lato e non metterla sopra ma di fianco, quindi il calore viene da questa parte rimane protetta e non ci sono problemi. Ecco, questo è un, così, una prima visualizzazione. Come detto prima, il prezzo appunto siamo meno di 8 euro. Direi che l'alluminio è bello spesso, sia del forse anche forse un pelo di più di quell'altra, però adesso così è solo un'impressione. Certo, beh, l'altra ha una padellina un po' più grossa, è da provare, ecco. Comunque questa cosa di avere i manichini già attaccati è sicuramente comoda. C'è da dire che sono i manici sono tenuti da come si può vedere qua, da due rivetti. Spero che non ci siano perdite d'acqua se viene riempita a un livello superiore di dove sono inseriti i rivetti. Mi sembra di ricordare che l'altra aveva anche dei segni graduati sulla parte esterna per vedere la quantità d'acqua che si inserisce. Questa gradazione non ce l'ha. Ecco. Che posso dire? Simpatica. Farò qualche prova. E per oggi è tutto. Grazie alla visualizzazione come al solito, un saluto a tutti.